è divenuta pietra d'angolo. La pietra sacrata dei costruttori è divenuta pietra d'angolo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Parola di Dio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore,
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore. Gloria. Presenti colui che deve essere ordinato diacono. Eccomi. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questo nostro fratello sia ordinato diacono. Sei certo che ne è degno? Tomo Chierri, ahimè, è nato il 23 ottobre 1984 a Ufu, in Camerun. Nato in una famiglia cattolica da papà Tadeus e da mamma Anastasia, è l'ultimo di 5 figli, 3 fratelli e 2 sorelle. Ha la gioia di avere vicina la sorella. Egli ha potuto godere di una formazione cristiana in seno alla sua parrocchia, ricevendo i sacramenti del battesimo e della confermazione, e dove è anche germogliata la sua vocazione. Quando il dovere chiama, non manca. Ha consapevolezza dei suoi limiti e vive con fiducia e serenità il suo impegno di crescita umana ed affettiva. Ha frequentato regolarmente la scuola primaria e secondaria a Yaoundé, quindi il biennio filosofico della facoltà di filosofia presso l'Istituto San Giuseppe Mukasa a Yaoundé, conseguendo il baccalaureato, e infine ha frequentato e concluso il triennio teologico di teologia presso l'Istituto Cattolico di Yaoundé nella Facoltà Teologica dell'Università Cattolica dell'Africa Centrale, conseguendo la licenza in teologia. Thierry, affrontando con serietà il suo cammino vocazionale e venendo a conoscenza dell'Associazione Silenziosi Operai della Croce, presente in Camerun a Muda, presso la Fondazione Betren, ha chiesto ed ottenuto di svolgere lì un periodo di volontariato. Si è subito sentito attratto dal carisma del Beato Luigi Novarese. Lì ha dato prova di servizio diligente e disponibilità verso i disabili. Nel corso del periodo di volontariato svolto a Muda, diocesi di Yaguà, la conoscenza di questa associazione del carisma del Beato Luigi Novarese gli ha fatto capire che il Signore lo chiamava al sacerdozio su questa via di donazione e di servizio ai sofferenti nella Chiesa. Ha dunque presentato domanda ed è stato ammesso al tempo di prova,
per il quale è venuto in Italia nel 2015 nella casa di formazione a Rocca Priora, dove è devotamente custodito il luogo del trapasso del fondatore. Dopo essersi dedicato all'apprendimento della lingua italiana e in seguito si è applicato all'apprendimento delle linee carismatiche dell'associazione attraverso incontri specifici sulle basi della spiritualità associativa, con attenzione alla vera devozione e consacrazione alla Vergine Immacolata, anche alla psicologia del malato, Thierry ha mostrato gioioso impegno e vivo interesse per il carisma dell'associazione Silenziosi Operai della Croce. Ha vissuto con interesse e dedizione le varie esperienze apostoliche nelle case dell'opera del Beato Luigi Novaresi, della quale è diventato membro effettivo l'8 dicembre 2017, consacrandosi totalmente all'Immacolata e assumendo l'impegno della pratica dei consigli evangelici. Si è mostrato fedele e impegnato nella preghiera, non solo nei tempi di preghiera comunitaria. Dimostra di volersi abbandonare al beneplacito di Dio, consapevole che il sacerdote si diventa per volontà di Dio e per un suo grande dono. Volontà e dono che devono essere accolti con umiltà e a servizio della Chiesa. Thierry ha avuto l'incarico di offrire un sostegno pastorale in due parrocchie per il catechismo ai ragazzi, dove è stata apprezzata la sua capacità di svolgere convenientemente il servizio richiesto. Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e per la conoscenza che è data attraverso la vita associativa, secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare dunque che ne è degno. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Signore, noi scegliamo questo nostro fratello Thierry per l'ordine del diaconato. Trionfo della
abbiamo sentito nella la seconda lettura, San Giovanni ci ricorda che proprio per la passione, morte e resurrezione del Signore noi siamo diventati non più solo creature riconciliate col Padre, ma figli di Dio e eredi della sua gloria. E alla fine, in modo che adesso ancora non conosciamo, saremo simili a Lui. E questa potenza dell'amore di Dio che deve fondare la nostra gioia pasquale, che dura tutta la nostra vita. E allora, ben legittimamente, Gesù, come abbiamo sentito nella pagina del Vangelo, si autodefinisce buon pastore, differenziandosi da coloro che sì possono avere cura anche degli altri, del gregge loro affidato, ma non per amore, per interesse, come mercenario. Invece il buon pastore, che è Gesù, l'unico buon pastore, ci ama al punto da dare la vita per noi. E queste non sono parole, perché come ricorda San Giovanni stesso, Gesù non ci ha amato a parole, ma con i fatti. E allora Gesù non solo ci ha amati, ma ci ha amati in modo sommo, perché nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per le persone che ama. Ecco la figura del buon pastore che oggi la Chiesa ci propone con il Vangelo, ci dice questo vertice dell'amore. Ma non solo Gesù è il buon pastore, dimostrando così un amore sommo per noi, dando la sua vita, ma ha avuto talmente fiducia in noi da chiamare alcuni tra i credenti ad assumere lo stesso ruolo, lo stesso ministero di pastori della Chiesa, cominciando dagli apostoli e poi via via fino a noi, con una catena ininterrotta di successione. Dio fa ancora risuonare tra i fedeli la sua chiamata, non solo a essere salvati, ma a diventare strumento di salvezza alla guida del popolo di Dio, come sono i pastori della Chiesa. Una chiamata che continua. E oggi, nella domenica del buon pastore, la Chiesa celebra anche la giornata delle vocazioni e siamo invitati a pregare perché non manchino nella Chiesa buoni pastori. Certamente non mancano le chiamate. In certi paesi, soprattutto da noi, chiese di antica tradizione, mancano le risposte alla chiamata. Ma comunque Dio continua a chiamare. E oggi siamo qui testimoni di questa catena interrotta di chiamate. Il nostro fratello che è lì è la prova non solo che Dio chiama, ma che per grazia sua c'è ancora chi risponde. Testimoni quindi noi siamo oggi qui di una chiamata e di una risposta. Una risposta che esige la stessa qualità, la stessa motivazione del buon e unico pastore, cioè l'amore. Tu, caro Thierry, sei chiamato ad amare in modo speciale, come buon pastore. Così Dio ti ha chiamato a diventare. Così Dio ti dà la grazia per poter essere e rimanere nella comunità. Un amore che è innanzitutto una risposta a Dio, quindi l'amore a Dio, e quindi dovrai continuare, come ho sentito già, sei stato formato bene
dire che cosa fai con la storia. Innanzitutto conoscere. Allora ecco l'importanza che devi acquisire sempre di più, di stare con la gente, di conoscere gli altri, di conoscere i loro bisogni, le loro gioie, le loro tristezze, di sapere comprendere e partecipare alla loro vita. Papa Francesco è spesso con le sue parole sempre colorite, no? Pastore che è stato in prece fino a avere lo stesso suo odore. Quindi conoscere le persone stando in mezzo a loro con umiltà e con amore. E poi dice Gesù, ci sono altre pecore che non sono di questo tipo, cioè non solo i vicini, ma anche i lontani, non solo accogliere, ma anche cercare. La Chiesa, come dice sempre Papa Francesco, missionaria, la Chiesa dalla porta aperta è uscita, ma stando col popolo di Dio, cercando chi è lontano, devi poi portare una risposta. Non basta ascoltare, bisogna anche dare la parola che evita. Allora ecco l'impegno nello studio certamente, ma nella vita spirituale, a conoscere la volontà di Dio attraverso la scrittura e i segni, perché sappia dare una risposta alle esigenze del popolo di Dio, ma anche come faceva Gesù, che dopo aver sfamato la fame materiale che c'era, c'è un altro pane che non sazia solo il popolo, cioè suscitare nel popolo altre domande che la cultura, che la mentalità mondana soffoca, ma che ci sono. Allora la tua capacità di portare la parola di Dio, di proclamarla, di testimoniarla, ti porterà anche a trovare le parole e gli atteggiamenti per suscitare nuove domande, così che la gente possa ritrovare la strada per cercare Dio e non solo la felicità di questo mondo. Ecco, queste sono alcune riflessioni che la parola di Dio e l'occasione di questa ordinazione diaconale ci suggeriscono, esattamente tutti noi, con fratelli dell'associazione, con fratelli del cammino che stai facendo, del tuo paese, ma anche di questo luogo che ti accoglie, sono qui per pregare con te, pregare per te, perché possa questa tappa del tuo cammino così significativa dell'esercizio del ministero diaconale essere un accrescimento spirituale per te, così che possa dare poi agli altri il dono prezioso della parola di Dio, dell'Eucaristia che adesso porterai, ma poi dopo anche celebrerai il sacerdozio, e così portare il pane della vita e speranza al mondo di oggi. E questo è l'augurio e la preghiera. Figlio carissimo, caro Pierrito, prima di ricevere l'ordine del diaconato deve manifestare davanti al popolo di Dio la volontà libera e responsabile di assumere. Puoi essere dunque consacrato al ministero della Chiesa per mezzo dell'imposizione delle mie mani e il dono dello Spirito Santo? Sì, lo voglio.
Vuoi esercitare il ministero del diaconato con umiltà e amore, in aiuto dell'ordine sacerdotale a servizio del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi, come dice l'Apostolo, custodire con la coscienza pura il mistero della fede per annunziarla con la parola e con le opere secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? Sì, lo voglio. Tu che sei pronto a vivere per il celibato, vuoi, in segno della tua totale dedizione a Cristo Signore, custodire per sempre questo impegno per il Regno dei Cieli a servizio di Dio e degli uomini? Sì, lo voglio. Vuoi custodire, alimentare nel tuo stato di vita lo spirito di orazione e adempiere fedelmente l'impegno della liturgia delle ore, secondo la tua condizione, insieme con il popolo di Dio, per la Chiesa e il mondo intero? Sì, lo voglio. Tu che sull'altare sarai messo a contatto con il corpo e il sangue di Cristo, vuoi conformare a Lui tutta la tua vita? Sì, con l'aiuto di Dio, lo voglio. Prometti al vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Preghiamo, per carissimi, Dio, ma
Padre, la nostra comune preghiera. Accompagna con il tuo paterno aiuto la nostra azione sacerdotale e santifica con la tua benedizione questo tuo figlio Gerrì, che noi confidiamo di poterti offrire per l'esercizio del sacro ministero della Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Dio onnipotente, sorgente di ogni grazia, dispensatore di ogni ordine e ministero, assistici con il tuo aiuto. Tu vivi in eterno e disponi e rinnovi con la tua provvidenza di Padre per mezzo del Verbo tuo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, e tua potenza e sapienza, compi nel Tempio l'eterno disegno del tuo amore. Per opera dello Spirito Santo, tu hai formato la Chiesa, corpo del Cristo, varia e molteplice nei suoi carismi, articolata e compatta nelle sue membra. Così hai disposto che mediante i tre gradi del ministero da te istituito cresca e si edifichi il nuovo tempio come in antico scendesti i figli di Levi a servizio del tabernacolo santo. Agli inizi della tua chiesa, gli apostoli del tuo figlio, guidati dallo Spirito Santo, scelsero 7 uomini, stimati dal popolo come collaboratori del ministero. La preghiera e con l'imposizione delle mani affidarono loro il servizio della carità per potersi dedicare pienamente all'orazione e all'annuncio della parola. Oro Padre, ascolta la nostra preghiera. Guarda con bontà questo tuo figlio che noi consacriamo come diacono perché serva al tuo altare della Santa Chiesa. Ti supplichiamo, Signore, e fondi in lui lo Spirito Santo che lo fortifichi con i 7 doni della tua grazia perché compia fedelmente l'opera del ministero. Sia pieno di ogni virtù, sincero nella carità, premuroso verso i poveri e deboli, umile nel tuo servizio, retto e puro di cuore, vigilante e fedele nello spirito. L'esempio della sua vita generosa e casta sia un richiamo costante al Vangelo e susciti imitatori nel tuo popolo santo. Sostenuto dalla coscienza del bene compiuto, forte e perseverante nella fede, sia immagine del tuo figlio, che non venne per essere servito, ma per servire. E giunga con lui alla gloria del tuo regno. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Ricevi il Vangelo di Cristo, nel quale sei diventato apostolo. Credi sempre a ciò che proclami. Insegna ciò che ha detto nella fede. Vivi ciò che insegni. La pace sia con te. Thank you.
sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. E che cosa buona e giusta. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore. E soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Mistero nella fede. Annunciamo la tua Signore, proclamiamo la tua
Eminenza Reverendissima Cardinal Giuseppe Vesalzi, Reverendissimo Padre Don Janusz, Moderatore Generale dei Silenziosi Operai della Croce, Padre Don Gino Garosio, Vice Responsabile, Autorità presenti, cari sacerdoti, religiosi e religiose, cari fratelli e sorelle in Cristo, sia lodato Gesù Cristo. Sono lieto di prendere la parola alla fine di questa celebrazione eucaristica nella quale sono stato ordinato diacono, un nuovo passo verso l'altare del Signore. Egli mi infonde un gran desiderio di potermi donare con Lui nel santo sacrificio al servizio dei fratelli. Voglio ringraziarvi con affetto a nome mio personale, della mia famiglia qui presente, della mia sorella naturale e spirituali dei silenziosi operai della croce. È un giorno speciale per me perché tutto il servizio che si svolge nel nome del Signore è diacono. D'ora in poi il mio pensiero dovrà essere contrassegnato da questa dimensione, perché il Signore stesso si è fatto nostro ministro, nostro diacono nella lavanda dei piedi. Il Signore vuole che quanti lo seguono siano diaconia, servizio dell'umanità. Questa dimensione mi sembra di grande importanza. E per questo che vorrei ringraziare prima di tutto il Signore per il dono della vita, per i doni che mi ha concesso in questi anni di cammino, tra i quali mi piace ricordare l'amicizia con tutti coloro che ho incontrato nel cammino di formazione, formatori, seminaristi, sacerdoti religiosi e religiose, laici. Questa amicizia che è cresciuta nel tempo e che ora mi fa giurire di lavorare insieme nella vigna del Signore. Vorrei ringraziare la mia famiglia naturale per i doni della fede che mi ha dato attraverso il battesimo e per aver accettato che vada in seminario e per il sostegno che mi ha dato, sostegno spirituale, intellettuale, morale, umano, per tutto il bene che mi vuole, per tutta la pazienza che mi dimostra durante i tempi di crisi e di gioia. Un ringraziamento speciale a lei, Cardinal Giuseppe Vesalzi, di aver accettato di conferirmi il diaconato in questo giorno. Grazie a lei per le sue parole durante l'omelia, le custodirò e le inserirò nella mia liturgia delle ore con la quale devo e intendo alimentare la mia vita spirituale. Il mio ringraziamento va anche dal Vescovo di Iagua, Monsignor Barthélemy Yaouda Urgo, Vescovo di Iagua, Nord Cameroun, diocesi della quale sono incardinati i sacerdoti dei silenziosi operai della croce, per aver accettato di incardinarmi nella sua diocesi, per il suo sostegno paterno, per il suo senso di pastore, per la sua vicinanza alla nostra opera, soprattutto a Muda in Camerun, dove abbiamo la missione dei ragazzi disabili, sofferenti, i sordomuti, i bambini orfani. Vorrei ringraziare specialmente tutti coloro che hanno seguito la mia formazione, i nostri superiori, Don Janusz Malski, moderatore generale dei silenziosi operai della croce, di aver accolto la mia domanda di far parte dei silenziosi operai della croce per il suo affetto paterno, la sua semplicità. Don Gino Garosio, che lunedì compierà 40 anni sacerdoti. Don Gino, ci sono tanti auguri. Don Gino è primo successore di Monsignor Novarese e il nostro maestro e il nostro responsabile di formazione verso il sacerdozio. La ringrazio per l'impegno profuso, la sua pazienza verso di me, la sua presenza, la testimonianza di pastore al servizio della Chiesa, per le sue preghiere e gli insegnamenti. E tutti i sacerdoti, sorelle della nostra associazione, che hanno curato la mia formazione verso il sacerdozio. Grazie per come si sono messi in gioco, donandoci tutto loro stessi. Ringraziamento speciale anche a tutti i miei formatori e docenti dei seminari di filosofia, di teologia, di Yaoundé. Un ringraziamento va a tutti i silenziosi operai della croce, di vita in famiglia e di vita comune, a tutti i fratelli e sorelle per quelli che stiamo vivendo insieme nell'opera del Beato Luigi Novarese, nostro fondatore,
e di sorella Elvira, la cofondatrice, le sorelle e i fratelli con i quali condividiamo la vita comune nella preghiera, nel lavoro, nell'apostolato e il carisma. Questo carisma che ci aiuta e ci permette di aiutare i sofferenti ad offrire insieme con Cristo la nostra sofferenza al Padre, sicuri che ogni prova accolta con amore è meritoria ed attira la benevolenza divina sull'intera umanità. Perché la Chiesa vede nei fratelli e nelle sorelle sofferenti quasi molteplici soggetti della forza soprannaturale di Cristo. Salvifici Doloris, numero 27. A voi, sorelle della comunità di Roma, niente da dire, grazie di cuore per tutti gli impegni fatti per preparare questa festa, per i lavori fatti giorno e notte senza stancarvi, senza rumore. Grazie mille a voi sorelle. Grazie a tutti i volontari della sofferenza presenti e non, per tutto quello che ho sperimentato e continuo a sperimentare nelle loro sofferenze durante l'apostolato. Con loro mi sono accorto che il dolore, accolto con fede, diventa la porta per entrare nel mistero della sofferenza redentrice di Gesù Cristo e per giungere con Lui alla pace e alla felicità della Sua resurrezione. Vorrei ringraziare sinceramente Don Marco Castellassi, visto che lei non voleva che citassi il suo nome, il nostro cerimoniere, per il suo impegno a preparare questa celebrazione e aveva accettato volentieri perché Don Marco, oltre che fratello sacerdote della comunità, resta per me un amico. Grazie Don Marco. Un ringraziamento speciale va a tutti i miei fratelli seminaristi, i fratelli consacrati che sono qui a Roma, coloro che abitano qui alla Casa Generalizia, al Collegio Capranica, al Maggiore di Maruan, Camon, con i quali abbiamo iniziato questo percorso e con i quali ci siamo accompagnati con eterna amicizia, quasi tenendoci sempre per mano. Grazie fratelli per il servizio liturgico e per tutti i lavori che avete fatto. Vi auguro un buon cammino verso l'altare del Signore e verso la santità. Un ringraziamento a tutti i sacerdoti presenti in questa celebrazione, i miei docenti, i compagni di classe dell'Ubagnana, coloro che frequentano lo studio, sacerdoti, suore, sorelle e fratelli laici, tutta la comunità camerunese qui presente con i differenti gruppi, Cameroun Religious Group, CAMDIL, Nkulube Tibunanga, cari concittadini, grazie mille per la vostra presenza. Preghiamo per la pace nel mondo, in particolare per la nostra bella e grande patria, il Camerun. Un ringraziamento a tutti i seminaristi che hanno animato questa messa del Collegio Pontificio e del Collegio Pontificio Urbano di Propaganda che hanno aiutato e animato la liturgia. Grazie, fratello. Grazie mille. Grazie a te, Padre Matteo, già sono partecipato per tutta l'esperienza che abbiamo fatto insieme e che continuiamo a fare nella parrocchia e a imparare il bene della Chiesa, della liturgia e il servizio all'altare. Un ringraziamento a tutti i sacerdoti, la mia famiglia che sono venuti fuori di Roma, dell'Italia, della Francia, della Turchia. Grazie a tutti voi. Vorrei ringraziare singolarmente ognuno di voi per ogni parola, ogni gesto e ogni sorriso di sostegno e di incoraggiamento che mi avete donato, ma soprattutto un grazie per tutte le preghiere e le suppliche che avete rivolto al Signore per me, perché mi hanno fatto veramente sentire accolto con affetto. Infine, ringraziamo anche tutti coloro che si sono adoperati per preparare i festeggiamenti di questa giornata e che hanno animato la liturgia. Di cuore a tutti, thank you, all of you. Merci à vous. Betiwenanga bose, abuingamo. Grazie a tutti, grazie e buona festa.
Siamo contenti che è arrivata anche la benedizione del Papa per il nostro Thierry Diacono. Sua Santità Francesco, in parte di cuore l'implorata benedizione apostolica a Frère Thierry Aimé Tomo, in occasione dell'ordinazione diaconale, e invoca su di lui i desiderati aiuti e conforti divini, esortandolo a corrispondere con sempre maggiore generosità e spirituale letizia alla propria vocazione per prepararsi il meglio possibile all'alta meta a cui aspira per servire pienamente Dio e la Chiesa. Chiesa di Santa Maria Immacolata Regina della Pace, Roma, 21 aprile 2018, dal Vaticano, 17 aprile 2018. Papa Francesco. Al termine della nostra celebrazione eucaristica canteremo insieme a Regina Celi, poi i sacerdoti processionalmente si recheranno nella sala per togliere i paramenti, il cardinale, i quattro sacerdoti concelebranti e i due diaconi si fermeranno qui per fare qualche fotografia e poi raggiungeranno gli altri sacerdoti per togliere i paramenti. Per tutti l'invito a partecipare a un momento di festa non solo ecclesiale, non solo liturgica, ma anche un momento di festa mangereccio. E allora abbiamo a disposizione due ambienti, troverete le stesse cose nei due ambienti, la sala che noi usiamo come nostro refettorio e la sala che si trova all'ingresso della casa, siete tutti invitati a partecipare. Andate in pace.